Venerdì 16 marzo, Consiglio dei Ministri appena terminato. Com'è andata? C'è una buona notizia innanzitutto. È stata depositata dal ministro Padoa-Schioppa la trimestrale di cassa, si dice tecnicamente, cioè un'analisi concreta per individuare con le entrate che sono pervenute all'erario in questi mesi e con le uscite, i fabbisogni dello Stato, come sta la finanza pubblica. Come sta? Diciamo subito che il debito è in via di diminuzione, il debito pubblico è in via di diminuzione. Questa è una cosa buona, vuol dire che gli interventi del governo in questi mesi e comunque la bilancia dei pagamenti è tale per cui c'è meno debito di prima, quindi c'è un'aspettativa di un miglioramento economico. In secondo luogo, ci sono state più entrate fiscali. Cosa vuol dire? Vuol dire che circa 8-10 miliardi in più di euro sono entrate alle casse dello Stato, che non erano state calcolate nella precedente finanziaria. Cioè, nella precedente finanziaria si era detto che entravano un certo numero di miliardi e si spendevano un certo numero di altri miliardi. Doveva finire sempre a pareggio. Sono entrate un po' più soldi, 8-10 miliardi. Che ci facciamo? Ecco, di questo abbiamo discusso. Se ne discuterà ancora, anche in Parlamento. La mia idea parte da un dato di fatto. Se sono entrati questi soldi in più è perché ci sono delle persone che pagano le tasse. Allora forse il primo beneficio dovrebbero trarlo proprio quelli che pagano le tasse, perché non vorrei che alla fine chi paga le tasse continua a pagare sempre tante tasse e poi invece chi la fa franca, in soldoni. Credo che ci siano già gli estremi per una riduzione, si dice, del carico fiscale, cioè una riduzione delle tasse in modo che si capisca, il cittadino capisce che pagando tutte le tasse si possono risparmiare, ognuno può risparmiare a pagare le tasse. Ecco, questa è la mia proposta. Poi ovviamente ci si può fare anche qualche altra cosa con questi soldi, ma l'interessante è dare l'impressione palpabile al cittadino che paga meno se paga tutto. Altra decisione importante ha riguardato la cosiddetta riforma del processo civile. Qui, questa volta anch'io mi sono trovato d'accordo con Mastella, a dire la verità è più lui che si è trovato d'accordo con me, perché quel provvedimento l'abbiamo scritto anche con un forte impegno dell'Italia dei Valori, c'è un sottosegretario alla giustizia al Ministero di Mastella che sta scrivendo anche la riforma, alcune norme del processo penale che andrà settimana prossima. Insomma, dobbiamo fare delle norme per ridurre i tempi processuali e per eliminare tanti ricorsi procedurali, tante eccezioni da azzeccagarbugli che troppo spesso si fa. Ecco, questa norma di oggi che abbiamo approvato contiene un impegno in questo senso e per questa ragione credo che sia stata una cosa importante. È un disegno di legge. Un altro importante provvedimento approvato oggi, e poi mi fermo qui, è gli interventi da fare per le stragi del sabato sera, per fermare le stragi del sabato sera. 40-50 morti a settimana ci sono, specie tra i giovani, specie il sabato sera. Che fare? Si è stabilito di intervenire su più settori, certamente sul settore della repressione, con un aumento delle pene, delle sanzioni, soprattutto sotto l'aspetto della patente. Si è discusso molto oggi, non abbiamo neanche trovato una soluzione univoca. Si è discusso molto su quanto scatta lo stato di ebbrezza. Si è detto in una prima versione che bastava lo 0,2 mg, mezzo bicchiere di vino. Voi capite che si rischia veramente di dire tutto e di dire niente, perché mezzo bicchiere di vino insieme a una pasticca di estasi è tanto. Mezzo bicchiere di vino durante una cena normale è una buona cosa in un pasto che aiuta anche la digestione. Quindi abbiamo demandato una struttura tecnica l'individuazione più esatta di questo elemento. Indubbiamente siamo intervenuti anche sul piano del rafforzamento dei controlli sulle strade e poi
una forte informazione attraverso il Ministero delle Politiche Giovanili, soprattutto nelle scuole, con interventi sin dal momento in cui si prende la patente, ma sin dal momento in cui si va a scuola per una maggiore educazione stradale. Ecco, questo è il quadro delle cose che abbiamo deciso oggi. Mi direte contento, c'è sempre aleggiato tutto il Consiglio dei Ministri, è un andirivieni continuo del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri, metteva un po' tutti in apprensione. Io mi sentivo particolarmente preoccupato perché ogni tanto il Presidente del Consiglio andava via, il Ministro degli Esteri pure, tutti capivamo che c'era Mastro Giacomo dall'altra parte, le trattative, gli interventi, le urgenze, e quindi tutti quanti abbassavamo la voce quando vedevamo andare e venire messi e commessi che portavano notizie. Ecco. Tutti ci stringiamo intorno all'azione che il Ministro D'Alema, la Presidenza del Consiglio, Prodi stanno facendo in questo momento, perché dobbiamo riportare a casa Mastro Giacomo prima che sia troppo tardi.